Eccoci, continuiamo a parlare anche questa mattina di tutti i prodotti che troviamo sui banconi dei nostri supermercati per la preparazione di dolci. Lo facciamo con la dottoressa Mariangela Spinazzola, Buongiorno. buongiorno, tecnico della Buongiorno. prevenzione Sicurala, e ribadisco che questi prodotti sono qui perché sono quelli comuni, non c'è pubblicità occulta, non c'è intenzione di trovare sponsor. Questi sono i prodotti che si trovano. Se avessimo fatto delle immagini avremmo avuto la stessa cosa. Per correttezza etica professionale lo ribadisco. Abbiamo visto la settimana scorsa, Mariangela, l'utilizzo di quel tipo di prodotti, però in realtà lo scaffale offre una marea di Sì. varietà. Per esempio abbiamo delle miscele per torte, abbiamo delle miscele per creare panna cotta o per esempio dei budini, che sono, insomma, io quando parlo di budini mi ricordo sempre dell'infanzia, quando li faceva la mia mamma. E oggi è possibile anche trovare all'interno del banco frigo, però normalmente, addirittura delle creme già preparate che non sono, diciamo, i classici budini già pronti o delle creme yogurt, ma sono proprio delle creme dessert. Allora, io ti chiedo la sicurezza di questi prodotti, perché sempre chi non ha il tempo, chi va veloce, chi va di fretta, però poi vorrebbe magari una sera fare qualcosa di particolare, o un pomeriggio perché arrivano gli amici improvvisamente e basta avere un po' di frutta e uno di questi in casa riesce a fare una coppettina Sì. gradevole, eccetera. Vuoi dirci qualcosa in merito alla sicurezza di questi prodotti che secondo me non dovrebbero creare effettivamente problemi? Sì, no, infatti, allora, questi prodotti sono dei prodotti UHT, nel senso ad alta conservazione, e noi normalmente li troviamo sugli scaffali, però una volta che comunque andiamo a casa, li possiamo tenere tranquillamente nei nostri buffet, però una volta che decidiamo di aprirli, come c'è scritto comunque anche qui sull'etichetta, ecco perché leggere bene l'etichetta, comunque dobbiamo conservarli in Frigorifero, frigorifero. Una infatti. volta che conserviamo nel frigorifero, li dobbiamo trattare come se fosse un latte UHT, cioè lo dobbiamo consumare entro i 4 giorni circa, e sempre comunque alla temperatura al di sotto dei 4 gradi, e poi chiaramente a seconda della densità, della quale si preferisce nel caso specifico questa crema dessert, o possiamo versarla direttamente in una tazza e dunque berla, oppure se vogliamo fare un budino come questo è chiaro che dobbiamo comunque stare un attimino ai consigli che sono indicati direttamente sul prodotto, cioè quello comunque di inserirlo un attimino nel congelatore per densificare questo dessert. Dunque, comunque come prodotto è abbastanza sicuro. Sì, però guarda, io leggo Questa crema negli pasticcera, sì. ingredienti che sono identici, Sì, sì, variano sì, sì. giusto per il gusto. Io leggo per esempio latte intero, zucchero, amido di mais, e c'è 1442 tuorli d'uovo, il 2% di aromi addensanti e carrageenina, senza coloranti e senza conservanti. Ma allora questi prodotti cosa sono? Questo 2% di addensante. Questi sono degli edulcoranti, ecco perché la E, che comunque. Che vuol dire edulcorante? Allora, l'edulcorante non è altro che un prodotto comunque artificiale, è una sintesi di un prodotto, come ad esempio nel caso qui dell'amido di mais. È la sintesi di questo, e poi dopo delle volte, se non è totale, è indicata anche la percentuale di questa sintesi che viene messa, come in questo caso specifico cioccolato fondente del 2%. E dunque diciamo che non sono come i coloranti, però anche loro, questi edulcoranti, hanno questi poteri di conservare il prodotto, di tenerlo ad una temperatura comunque giusta Per un certo per un periodo certo periodo di di tempo. tempo. Una volta aperto questo.
Questo deve essere, poi, come c'è scritto qui, deve essere consumato entro i 3-4 giorni, però comunque sta di fatto che qui c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro, e qui viene indicata ad esempio la data del 24 marzo. In questo caso comunque non deve superare il 24 marzo, dobbiamo comunque aprirlo prima del 24 marzo, e una volta aperto, massimo entro 3-4 giorni, noi dobbiamo consumare. Senti, mentre questi altri prodotti, che sono proprio prodotti da forno, sì. Questi sono dei bignè, però a me è capitato di vedere dei bignè, è capitato di vedere anche delle torte, del pan di Spagna per esempio, già pronto, anche tagliato per essere poi semplicemente guarnito e poi servito. Questo tipo di prodotto? Allora, questo tipo di prodotto invece deve essere in un luogo fresco e asciutto. È importante che sia asciutto soprattutto, perché comunque questi prodotti, come anche le torte da farcire o comunque i bignè, visto che comunque siamo prossimi al periodo di San Giuseppe, in questo caso devono essere in un luogo asciutto, perché dovessero essere in un luogo umido, prendono comunque, assorbono tutta l'acqua, oltre al fatto che comunque si bagnerebbero, che è una cosa visibile, ma comunque si alterano come prodotto, perché comunque ci sono delle cariche microbiche, in questo caso c'è proprio l'aggiunta di acqua che farebbe sì che questi prodotti ammuffiscano. Ecco, questo è un prodotto che può essere utilizzato sia come dolce che come salato, sì, mettendo del tipo prosciutto, della fonduta, sì. eccetera, oppure creare dei profiterol e via discorrendo. Anche qui troviamo una tavola in cui vengono spiegati i prodotti, viene spiegato il prodotto dal punto di vista nutrizionale, certo. E poi ci sono varie indicazioni per quanto riguarda l'utilizzo. Non riesco a vedere la scadenza, anche qui però noi dovremmo avere la scadenza. Sicuramente c'è una scadenza. È vero? Sì, ecco, guarda, io sono senza occhiali, vabbè, ce li ho in mano. Allora, sì, infatti questi qui scadono a novembre del 2014, e qui c'è anche il lotto di riferimento, e questo comunque è un... viene segnalato questo lotto perché comunque sta a significare quando è stato preparato, da quale operatore è stato preparato, e poi c'è un sistema di rintracciabilità all'interno dell'azienda dove si vede anche la tipologia degli ingredienti con i quali questi prodotti sono stati preparati. Ecco, ma un prodotto del genere che scade a, hai detto? A novembre del 2014. Novembre del 2014. Eh sì, perché comunque questo è un prodotto secco, e il prodotto secco, a differenza dei prodotti comunque deperibili, hanno una scadenza molto più lunga. Come ecco, dei biscotti, perché, diciamo, sì, esattamente, come una confezione, certo, di biscotti. Certo, certo. Ecco, però questo non anche ha nulla, a due anni, sì, non ha nulla a che fare con quelli che possono essere i bignè che noi troviamo in pasticceria. Beh, certo, certo. Giusto? Infatti io la cosa che notavo è che intanto questi qui a novembre del 2014, dunque se vogliamo sono prossimi rispetto ai biscotti che solitamente hanno una scadenza di un anno e mezzo, due anni, perché comunque c'è l'aggiunta di uova fresche, altrimenti comunque lì comunque si protrae ancora di più la scadenza e va a finire anche ai due anni. A me fa impressione questa roba, quando vedo che è un prodotto un prodotto in cui sono state usate delle uova fresche, e che però hanno una durata. Eh sì, infatti sicuramente ci sono i conservanti, non avrebbe, altrimenti non avrebbe una scadenza del genere. Cioè, voglio dire, certo, sì. Quindi, insomma, avere la consapevolezza che comunque sono degli alimenti trattati, io credo che sia importante. Sì. No, infatti è diverso dal prodotto di pasticceria, che è fresco, viene venduto al momento. Comunque anche sulle vetrine noi vediamo la tipologia degli ingredienti per preparare questa pasta. Non anticipare, perché la prossima volta noi parleremo proprio di questo. Quindi insomma, mi sembra che, a meno che non arrivino delle domande da parte delle nostre amiche, mi sembra che questo argomento possiamo archiviarlo. Quindi sono prodotti comunque che con sicurezza possono essere utilizzati, sì, in cucina, sì, specialmente se si tratta dei bambini,
Ma è importante però seguire quelle che sono le indicazioni corrette. Quindi, sì, e poi, come dicevamo queste, la volta scorsa, certo, no? Il latte fresco anziché quello di lunga conservazione. Sì, sì. E poi anche il fatto stesso che anche se sono dei prodotti che hanno una conservazione lunga, tenere presente che nel momento in cui si farciscono dobbiamo fare riferimento alla farcitura, perché lì ci sono prodotti deperibili che richiedono comunque il frigorifero e delle determinate temperature. Ecco. Tipo anche, come dicevamo, questi bignè, se sono salati si mette del prosciutto, tenere presente che non si può superare i 7 gradi, se invece si riempiono di crema pasticcera non dobbiamo superare i 4 gradi. Allora, a seconda chiaramente della farcitura, teniamo presente come conservarli. Benissimo, cara, abbiamo terminato anche questa mattina e ci vediamo la settimana prossima. Certo, settimana prossima i miei amici pasticceri mi stanno preparando, insomma sarà bello anche non solo per il pancino ma anche per gli occhi da guardare. Ma si ne può parleremo mangiare, allora? Sì, assolutamente sì, è da mangiare, ne parleremo lunedì prossimo, grazie Mariangela. Mille, grazie e mille. A voi grazie per la cortese attenzione, l'appuntamento con me a domani, vi auguro una buona settimana e speriamo che sia così per tutte quante noi. A domani, mi raccomando, non mancate.